A questo punto il grande tema del libro è quella che io chiamo nella divisione del libro la viltà degli antichi e la viltà dei moderni. Cioè io sostengo che c'è una faglia storica che separa diverse epoche della storia della viltà. In particolare Tersite, torniamo a Tersite, quando Ulisse lo picchia eccetera, è perché non vuole combattere, eccetera. Però se andate a vedere tutta la storia, Tersite si sta ribellando, come il soldato Eddie Slovi, che in realtà si sta ribellando, ma lasciamo stare il soldato Slovi. Tersite si sta ribellando e Ulisse lo punisce non perché sia un vile in assoluto, ma perché è un plebeo che pensa di essere al di sopra del suo ruolo. In realtà noi abbiamo vissuto per secoli, se non millenni, in cui fondamentalmente il coraggio e la viltà potevano essere un problema dei nobili. La plebe era vile per definizione, la plebe era carne da macello, non importavano i suoi sentimenti, importava che andasse a combattere e se mai rifustavi, ma comunque era carne da macello. Così come le donne, fino all'Ottocento non si poteva neanche il problema se fossero vili o coraggiose, erano nella loro condizione al di sotto. La viltà degli antichi sostanzialmente era un attributo sociale più che un attributo psicologico per la massa, e poi era un problema personale per i nobili, c'erano i nobili coraggiosi e i nobili invece vili. Uno dei grandi passaggi del mondo moderno è stato il passaggio alla Rivoluzione francese. È un passaggio storico impressionante, perché quando l'esercito dei cosiddetti emigranti, quindi i nobili che combattono contro i rivoluzionari, vanno a combattere contro questa massa di plebei, i nobili sono sicuri di vincere. C'è un testo di Goethe pazzesco, in italiano comincia oggi la novella Historia, che è un verso di Carducci ispirato a questa cosa di Goethe. Cioè dice, eravamo tutti sicuri che quelli lì li avremmo fatti fuori in un attimo, invece a Valmy vincono le plebi. È un grande passaggio storico. È cambiata la storia umana, cioè Goethe lo dice nel suo diario, dice guardate che è cambiato tutto ragazzi, rendetevi conto che è cambiato tutto. La plebe non è più vile, la plebe combatte ed è coraggiosa. Ma la cosa interessante è che questa plebe, che poi sarà quella che fa vincere a Napoleone tutte quelle guerre, perché sostanzialmente è quella gente lì, questa plebe è arruolata dallo Stato francese. Sono cittadini. Come cittadini hanno un dovere, che è quello di combattere per la Repubblica. Per cui, da un lato, hanno il diritto di essere coraggiosi, che è un salto positivissimo naturalmente, dall'altro lato hanno l'obbligo di essere coraggiosi, perché i soldati devono essere coraggiosi per definizione, altrimenti sono codardi e come tali possono essere fucilati. Quindi c'è un passaggio storico immenso. Sostanzialmente non è più un privilegio di pochi quello di scegliere tra viltà e coraggio, ma diventa un problema di tutti gli esseri umani. Che tra l'altro, torniamo a Palla di Sego, è molto interessante perché significa che tu sei cittadino e contemporaneamente borghese, perché questa è la Rivoluzione francese. Cittadino puoi combattere, eccetera, come borghese ti fai i fattacci tuoi. Cioè, mentre da una parte i valori della cittadinanza sono valori che portano al coraggio, a combattere, eccetera, i valori della borghesia sono invece valori che portano in una direzione, per certi versi opposta. E questa è la contraddizione che segna buona parte della storia moderna, tra questa doppia figura dell'appartenente allo Stato e del borghese, che si fa i fatti suoi, per cui noi siamo un mondo che vive di stati e di economie che sono in contraddizione continua tra di loro. La cosa interessante riguarda anche le donne, perché le donne nell'antichità non erano toccate dal problema della viltà e del coraggio. Erano un altro mondo. La viltà e il coraggio riguardavano Ettore, c'è la scena famosa dell'Iliade con Ettore e Andromaca, e Ettore deve andare a combattere sapendo di morire, quindi il massimo del coraggio, e dice Andromaca vattene a casa con le donne. Cioè, non ti riguarda la guerra personalmente, ti riguarda in quanto sei mia moglie.
Poi naturalmente, siccome perdono la guerra, li ammazzano il figlio, la portano via, c'è una tragedia di Euripide, Andromaca che è pazzesca, eccetera. Però Andromaca non deve dar prova di coraggio, deve dar prova di essere una moglie fedele, di essere una moglie che sostiene il marito in questa cosa. Penelope non deve dar prova di coraggio, deve dar prova di pazienza. Lei tiene, tipicamente virtù femminile, tiene per 20 anni contro i proci, eccetera, eccetera, con una pazienza, una tenuta endurance. Faulkner dice proprio chiaramente: noi dividevamo da una parte gli schiavi e le donne, la cui qualità era reggere, e i maschi che invece avevano dei doveri di tipo cavalleresco, eccetera, eccetera. La prima rottura di questa divisione si ha col primo cristianesimo. Il primo cristianesimo, da questo punto di vista, è una religione stranissima, perché col primo cristianesimo, sai, ci sono queste comunità cristiane dove donne e uomini sono alla pari. Ci sono gli atti di martiri scillitani dove uomini e donne si passano la parola a tutti per dire: noi combattiamo contro il vostro orrendo regime. E io poi cito, a proposito di questo, un testo che per me è meraviglioso, che sono gli atti di Perpetua e Felicita, che sono gli atti di due martiri cristiane. È un testo bellissimo anche letterariamente. E dove Perpetua è una donna di un coraggio spaventoso, cioè che proprio per combattere i pagani, eccetera, eccetera, è disposta non solo a sacrificare la sua vita, ma anche a farlo da vera e propria combattente. Nel primo cristianesimo sia le donne, sia persone come Pietro, eccetera, hanno diritto di essere coraggiosi, ma dura alcuni secoli. Appena il cristianesimo si riaggiusta come religione dominante, si ridivide tra plebe vile e signori che possono essere coraggiosi o vili. Però è molto interessante questo fenomeno. Che cosa succede alle donne poi? Le donne continuano a essere trattate come, ancora nell'Enciclopédie, in un testo bellissimo e che dimostra le contraddizioni, di uno degli autori dell'Enciclopédie, che è il Cavalier de Jaucourt, comincia dicendo che il coraggio è una virtù maschile. Poi, come esempio di coraggio, dà una donna, Aria, la moglie di Cecinna Peto. Cecina Peto ha paura di sacrificarsi e lei prende il coltello, se lo pianta nel petto e dice: vedi, non fa male. Sì, altro che coraggio. Ecco, però per dire, lo stesso Jaucourt che dice questa virtù maschile fa vedere perché in realtà stavano cambiando le cose. Nel Settecento troviamo diversi segnali di un cambiamento della figura della donna e non casualmente li troviamo col romanzo. Perché il romanzo è una forma letteraria dove tendenzialmente paritaria, dove le donne possono essere protagoniste a tutti gli effetti. La Pamela, che è uno dei primi grandi successi dell'arte del romanzo, è tutta una storia di una donna, ma io nel libro cito due romanzi, uno sulla viltà femminile e uno sul coraggio femminile. Sulla viltà femminile, Lady Roxana di Defoe, ed è una donna vile, Lady Roxana, disperatamente vile, perché per difendere la sua ricchezza finisce col fare delle cose orrende, e lo sa, e sta malissimo. Alla fine per cosa? Per difendere la sua ricchezza. Questo è il punto. Il fatto che sia una prostituta, eccetera, in fondo è secondario, perché anzi Defoe la presenta come una donna molto protagonista della sua vita, molto forte. Però alla fine c'è questa caduta fondamentale. Ma secondo me è uno dei più bei romanzi della storia della letteratura. È anche un romanzo nero, uno dei primi noir della storia della letteratura. Dall'altra parte c'è la donna coraggiosa. E la donna coraggiosa è per me la monaca di Diderot. Che è questa donna che non è che non creda in Dio. Crede in Dio, ma non vuole fare la suora. E per non fare la suora fa una battaglia tutta personale. Perché lei pensa che debba fare la suora liberamente chi sceglie di farla. E quindi Diderot presenta il prototipo della donna coraggiosa, che non è coraggiosa semplicemente perché vuole combattere in battaglia, eccetera, perché da questo punto di vista in Torquato Tasso c'è Clorinda che basterebbe da sola a fare la donna coraggiosa, ma è coraggiosa che si traveste da uomo e combatte in battaglia. Invece la donna coraggiosa di Diderot è una donna che vuole fare una scelta per sé, non solo per sé, di affermare un principio. Ed è anche la religiosa o monaca, che dir si voglia, è un romanzo bellissimo e sottovalutatissimo.
anche perché molti l'hanno pensato come romanzo anticlericale, non è neanche un romanzo anticlericale, non è anticristiano, non è neanche anticlericale, è un romanzo che fa la battaglia per dire deve esserci la libertà, e questa donna, Suzanne, fa una battaglia di libertà personale. Come finisce? Finisce che scappa e fa la lavandaia, però si salva. Cioè, sostanzialmente, noi abbiamo verso, appunto, soprattutto il Settecento, il momento del passaggio, il romanzo e il Settecento, dove proprio la concezione della verità e del coraggio cambiano in relazione proprio a un cambiamento sociale radicale che si sta verificando, che comincia a verificarsi. A questo punto il problema che pongo nel libro è, perché questo è un libro moltissimo di etica, ma nel senso profondo del termine, un libro di morale, però un libro di morale a partire da che cosa? Da qualcosa che secondo me gli esseri umani in generale possono riconoscere come bene o male a partire da quello che hanno dentro di sé. Tu dicevi però l'antico e il moderno, e c'erano iato, però da dove, cosa cambia? Cambia che a tutti viene riconosciuto il diritto di essere vili o coraggiosi. Dopo, nella modernità. Dopo il Settecento. E a tutti e a tutte anche. Con la cittadinanza. Con la cittadinanza, e quelle donne, magari la cittadinanza non ce l'hanno ancora, ma sono personaggi che lì è più il romanzo quasi che non la politica, sì. Che gli dà una, non una parità, perché non è un discorso di parità, è un discorso di dignità, che è diverso. E sono persone che hanno una dignità per cui la viltà, non è che non sono vili, è che la viltà a questo punto è una loro responsabilità, non puoi darla per scontata. Poi nell'ultimo capitolo si chiama La libertà di scegliere, e io dico, come facciamo a dire che Eichmann era un criminale, se non a partire dall'idea che sentisse dentro di sé che quello che faceva era sbagliato e che potesse fare qualcosa contro, e che probabilmente il motivo per cui faceva quello che faceva era anche in parte viltà, questo sistema gerarchico a cui obbediva perché non si sentiva in nessun modo di ribellarsi. Hannah Arendt su Eichmann ha scritto uno dei libri chiave del Novecento, che è La banalità del male, però Eichmann era un personaggio un pochino più complicato. E quindi il libro pone alla fine il problema, ma esiste la libertà di scelta? Che è un problema non da poco. Ah, scusatemi, prima di arrivare a questo, ma velocissimamente, c'è un capitolo, sempre a proposito della viltà dei moderni, che parla degli usi della viltà. Del fatto che ci sono enti, istituzioni, eccetera, che utilizzano sistematicamente la viltà. Allora, il problema è vero che abbiamo questa libertà di scelta, e su questo affronto diversi problemi, cioè se per esempio si può essere vili per carattere. Io uso moltissimo Manzoni in questa parte qua, perché Don Abbondio che dice il coraggio uno non se lo può dare, e la morale di Manzoni è che il coraggio uno se lo dovrebbe comunque dare. Cioè, se Don Abbondio è un personaggio così squallido, è perché non è vero che il coraggio uno non se lo possa dare, quello è il punto, perché se no lo stesso discorso lo potrebbe fare qualunque nazista. E Manzoni poi approfondisce moltissimo il tema nella storia della colonna infame, perché c'è un dibattito storico importantissimo, cioè questi giudici che condannavano gli untori innocenti erano responsabili di quello che facevano, e Pietro Verri nell'Osservazione sulla tortura, testo fondamentalissimo, dice no, perché quello era il 600 era un secolo barbaro, loro erano barbari come il loro secolo. E Manzoni dice no, perché comunque, e lo dimostra proprio con la storia della colonna infame, sarebbero sempre stati in grado di decidere sì o no. Allora, io finisco il libro dicendo sostanzialmente, non posso dare una risposta certa, assoluta, che esiste il libero arbitrio, ma nel dubbio dobbiamo partire dall'idea che esiste. Cioè, anche senza dire esiste in assoluto, cioè se no rinunciamo Pascaliano, a qualunque... Pascaliano, proprio la scommessa. La scommessa, sì. Certo, ma Pascal... Sì, proprio da... Ma Pascal c'entrava moltissimo con tutto questo. Chiaro. Ecco, e d'altra parte
C'è, poi finisco con una citazione di Tocqueville che dice una cosa secondo me bellissima. Tocqueville, la seconda parte della democrazia in America. Sono ben consapevole che molti dei miei contemporanei hanno pensato che i popoli sulla terra non sono padroni di se stessi e che obbediscono a non so quale forza insormontabile e impersonale che nascerebbe dagli eventi anteriori, dalla razza, dal suolo, dal clima. Si tratta di dottrine false e vili che non possono produrre se non uomini deboli e nazioni pusillanimi. Cioè il credere che non ci sia la libertà di scelta alla fine favorisce la vita. Non solo perché la favorisce nel singolo, ma la favorisce... È l'alibi del singolo, ma la favorisce come rappresentazione sociale. Cioè sono dottrine false e vili perché sostanzialmente a quel punto non c'è nessuna discussione sulle scelte personali, sulle responsabilità personali. Ripeto, io sostengo nel libro che la libertà di scelta in qualche misura esiste, che la viltà in qualche misura è una responsabilità della persona. È una scelta, però secondo me è un principio etico, quello che cerco di stabilire nel libro, è un principio etico forte ma laico. Per parlare della viltà non c'è bisogno di fare riferimento alla religione. Non c'è bisogno di fare riferimento a valori astratti. È qualcosa che esiste nei nostri rapporti tra di noi.